Buon pomeriggio! E Family! benvenuti in questo video eccetta! La ricettina di che di Pasqua? Pasqua buono delle palme! Allora, faccio la colomba Però che non vola. e anche i dolci per il mio compleanno. Facciamo Non mi ordine. metto a fare i tuoi dolci, anche se lui l'aveva detto, fanni tue. Ho detto no, faccio soltanto la colompa e vale per il mio compleanno e per le palme. È inutile che oggi facevo un dolce per me e poi facevo la colompa. È sprecato, Allora, faccio la colompa con la crema chantilly. eh? Al limoncello. No, No. questa è la ricetta della colompa al limoncello, ma Ah. io la vado a farcire con la crema chantilly, che poi vi dico. Scelta da me. Tu leggi solo questi ingredienti della colompa. Allora, per preparare la colombina, 2 uova, 200 grammi di farina tipo 00. Leggi bene, non sono 200. Aspetta, visto? Non la so appendere. Ecco qua. Ho toccato un tasto, non lo tocco. Allora, 2 uova, 230 grammi di farina 00, 110 grammi di zucchero, 70 grammi di burro morbido a tocchetti, A a pezzettini. pezzettini, per capirci, 40 grammi di limoncello, 50 grammi di latte, una bustina di lievito in polvere per dolci, cioè 16 grammi, oppure quella là già a polvere, 16 grammi. E questa mo è polvere. Sì, vabbè, comunque una bustina di lievito per dolci. 30 grammi di mandorle a lamelle, 150 di scorza di arancia candita a cubetti. Che noi non la mettiamo perché non piace, Esatto. però a chi piace lo potete mettere. Adesso Iniziamo. ho riscaldato il forno, A 180 gradi. mi sono già preparata lo stampo da mezzo chilo e ora andiamo a dividere le uova. Da una parte ci mettiamo i tuorli, dall'altra parte gli albumi, andiamo. Posizioniamo la farfalla nel bimby. E ci andiamo a aggiungere gli albumi. Posizioniamo il muserino, cioè il coperchio. 2 minuti, 37 gradi, velocità 4. Toglie la farfalla. Trasferire albumi montati in una ciotola. Aspettate. Albumi montati, adesso ci dice di aggiungere 230 grammi di farina. Però il forno me lo fa a gente troppo presto.
ecco qua, avanti, 110 grammi di zucchero, questo qua è 100, sta qua, sta qua, sta qui. Io non ce ne metto 110, ce ne metto 90 di zucchero, perché sennò poi viene troppo dolce. Andiamo avanti e ora dobbiamo mettere i tuorli. Ecco qua. Avanti, 70 grammi di burro, io uso questo senza lattosio. Titoni. Ecco qua, 70 e 40 grammi di limoncello, e io uso l'estratto di limone che è 35 ml, lo uso tutto. Ah, si sente, si sente. È quello della banda degli angeli. Mamma mia. È fenomenale. Che profumo. Avanti, 50 grammi di latte. E posizioniamo il misurino, coperchio con misurino, 30 secondi, velocità 4. Adesso ci andiamo a aggiungere la bustina di lievito. Non l'ho preso perché questa dei panni degli angeli è 16 grammi. A me per fare i dolci amo la parte degli angeli. 10 secondi, velocità 4. Adesso dobbiamo andare a trasferire il composto in una ciotola e ci dobbiamo andare a unire gli albumi. Spettacolare, questo limone della banda degli angeli, si sente un odore, io mi raccomando per i dolci al limone. Lui è accennato, ma non si impara a cucinare. Dobbiamo unire gli albumi e l'arancia partita, che ovviamente noi non ce la mettiamo perché non ci piace, e ci mettiamo soltanto gli albumi, e dobbiamo fare movimenti delicatamente dal verso, dal basso verso l'alto, perché sennò si smontano gli albumi.
mettiamo questa avversario composto nello stesso. Te da 7 anni e mancano le parole. Yeah! Capita. Pensiamo in composto nello stampo uniforme. Blocca uniforme. Non ci sapevo niente, fiato meglio. Acquisto che devo fare la classe sono due spicchi, quelli là quando volete fare la canna, gli spettini, però quelli là di ferro, i ferretti per gli spettini, ma belli lunghi, perché ragazze, una volta che la colomba è cotta ci vorrebbero quelli pinzati e la dobbiamo capovolgere. Io non ce li ho, non faccio questo passaggio. E ora ci andiamo a mettere le mandorline. Sulla superficie. Assolutamente. Anche se dice 30 grammi, però io vado assolutamente, come si dice. 5 minuti 170 gradi. Imposto il timer. Non ce l'ho il pimpi senso. Imposto il timer. Uè, non fanno così. Grazie. 170 gradi 45 minuti. Ora, mentre aspettate che vi alzo un attimo, e se no, vabbè, insomma, mi viene comunque la coppa. Adesso mette la nostra colomba se il forno a cuocere. Io mi sono anticipata facendo la crema pasticcera. La sapete, la classica. Tanti die, no? No, questa è la crema pasticcera. Perché per fare la ciatie ci vuole la panna. Questa è la classica crema pasticcera, spero non ci ho messo il limone, raga. Una volta che si è raffreddata, ora vado a montare la panna. Non la monto con i bimbi, uno perché adesso ci ho messo il timer, perché c'è questa funzione del timer e vado comoda ad utilizzarlo, e due perché non mi piace la panna quanto viene montata con i bimbi, non mi piace proprio, per cui la vado a montare con lo spartitore elettrico. Andiamo. Io ho preso questa qua Opla che c'ha succherata. Ce ne vuole 375 grammi. Io ho preso questa qua da mezzo litro. A parte che stamattina non si capiva una mazza, supermercato, però. Allora, 375. Ok, e 15 grammi di zucchero.
vero. Che io l'ho fatto con il bimbi. Lo zucchero a velo. E ora con il mio amato spartitore lo vado a montare e poi vi faccio vedere il resto. A dopo, lo vado a montare, non ve lo faccio vedere per non annoiarvi. Con i pugni, adesso facciamo con la panna. La andiamo a unire alla crema pasticcera fredda e con una spatola facciamo movimenti delicati da basso verso l'alto, perché sennò che succede? Si smonta la panna. Se l'hai imparato? È la stessa smontatura della buca. Perciò se l'hai imparato, raga. Me lo sono ricordato più di altri. Ah, non ti sei imparato. Raga, niente da fare, ci vanno sempre i film. Ci vuole un pochino di tempo, eh? Sta bella amalgamando, amalgamando. Io continuo e poi vi mostro. Mentre lui fa lo spione al forno. Sto vedendo come cresce da colonna. Ecco qua, ragazze. Mi sa che è un pochino troppo la crema, però adesso io mi vado a fare anche un pan di Spagna. Ui! Anche se non volevo fare un altro dolce, però devo consumare comunque quelli 150 grammi di panna, così neanche, perché 3,75. Vabbè, comunque rimase morale della favola, vado bene io. Comunque consumo quell'altro poco di panna che è rimasto, perché comunque è peccato, raga. La metto nel frigo più di massimo 2 giorni, non può stare. No, è aperta, è meglio consumarlo. Per così. Cui la devo consumare. Qua, come vedo a occhio, è abbondante. È tanta la crema, per cui preferisco fare il pan di Spagna. Lo faccio a forma di plum cake. Raga, il pan di Spagna, la colomba sta prendendo le ali. Lo faccio a forma di plum cake in pan di Spagna, così se rimane ci aggiungo anche questa crema qui all'interno. Che ci tocca fare? E lui è contento. Per fortuna che c'è la mia lavastoviglie che lava i piatti. Meno male. Perché raga, ho i piatti di pranzo, più questi, più quelli dove voi state appoggiati, che dentro ci sta l'impasto della pizza. A pezzetto, no, a pezzetto.
vado a preparare il battispagna. A dopo. Colompa fatta, cotta. Ora la lascio raffreddare, dopodiché la tolgo dallo stampo, eppure devo trovare i stampi, quelli che posso riutilizzare, perché peccato toglierlo e buttarlo. Non l'ho pagato tanto però. E adesso il forno, il battispagna. Il plum cake. Affumati, plum cake. Togliamo uno e ne mettiamo un altro per la gioia di mio marito. La lasciamo raffreddare, poi la tagliamo e la diamo a condire. Yippie. Qua l'ho tolta dallo stampo, l'ho tagliata a metà e ora ci vado ad aggiungere la nostra crema a chantilly. Questo lo faccio di qua. Ops. Per fortuna che ho fatto il battispagna che è pronto, perché cara family, la crema è tanta, la crema chantilly è tanta. Ecco qua. Scusate, è bella abbondante di crema. Ora andiamo a chiuderla e uno e uno due. Si è un pochino rotta, però fa niente. Togliamo quello che esce fuori della crema. La colomba è bella e cara, ma è un po' rompiscatole. Ecco la colomba. Un bacione e al prossimo video ricetta.